appena terminato il torneo di calcio condominiale, tra l'altro ho vinto la coppa come miglior giocatore del torneo. E sì, la partita si è svolta tra asintomatici contro positivi. Hanno vinto gli asintomatici perché i positivi non si sono presentati al campo. Ho detto, non possiamo muoverci, non ti puoi muovere. La partita l'abbiamo vinta noi a tavolino. 3-0 a tavolino. E andiamo asintomatici. Ah, oh, dimenticavo, devo presentare il biologo dei navigli. Stavolta ha fatto una roba, ti strappa il cuore, Giovanni Storti. Quando si pensa al mondo verde, si pensa sempre alla lotta per la sopravvivenza, no? L'albero che soffoca l'altro per poter arrivare alla luce. Ebbene, è esattamente il contrario. E ora vi mostrerò un esempio clamoroso. Guardate, questo è un grande gesso, bellissimo tra l'altro, che sta preparando, vedete, sta preparando i frutti, che quando saranno maturi saranno di una bontà esagerata. Questo gesso che cosa ha fatto? Ha dato la possibilità a questo ciliegio di nascere e crescere in mezzo, proprio al centro suo. Cioè praticamente questo gesso ha allargato i rami come se fossero delle braccia e ha protetto quando era piccolo questo ciliegio che adesso ha una dozzina d'anni ed è enorme. Cioè il gesso mi protegge. Il ciliegio che cresce in mezzo e tutte e due formano quasi un unico, una simbiosi, una comunione. Ecco, questo è proprio l'esempio contrario, della lotta per la sopravvivenza. Gli alberi sono incredibilmente collaborativi e questo è un esempio. Guardate che magnifico. Purtroppo anche le ciliegie non sono ancora mature, se no si vedrebbe un'esplosione rossa in cima con sotto un gesso. Uno dice: ma perché? Perché è un ciliegio bialbero. Questo si chiama bialbero, che in realtà potrebbe essere anche trialbero perché è nato, non si vede bene, ma anche un sambuchino lì. Perché? Perché la natura è collaborativa. Guardate, questa è una grandissima opera d'arte. Quando si fa la doccia bisogna pulire il vetro, se no poi rimangono le incrostazioni. Comunque, è veramente un piacere per questa puntata di Teleteatro Oscar presentare di nuovo il professor Andreoni. Scusate, potete chiamarmi idraulico che mi sono chiuso dentro, nella doccia non riesco più a uscire, no? Poi se non preparo da mangiare, mia moglie si incazza. Non so come è successo, si è chiusa dentro la porta. Ma cosa mi è venuto in mente a me di pulire la doccia? Ma porco cane. Chi c'è qua? Oh, Oscar. Vedete? Avete capito il nome Oscar? Ma fino a che ho completato quel nome, non c'era significato. Non avevate capito di che cosa io stessi parlando. La stessa cosa succede in musica. Per esempio, se io faccio, è un suono, un sol. Due volte lo stesso suono. Tre volte lo stesso suono. Ah, e qua è un'altra cosa. A questo punto tutti pensiamo Beethoven, la quinta sinfonia. Non è la quinta sinfonia di Beethoven, ma ci ricorda immediatamente quella. È l'inciso iniziale della quinta sinfonia di Beethoven. I musicisti lo chiamano motivo. Ma anche i non musicisti la parola motivo la usano per dire il motivo per cui, la ragione per la quale si fanno le cose. E così queste piccole idee iniziali sono quelle che generano ciò che segue. Questo era uno degli aspetti del genio di Beethoven, la capacità di riconoscere e scegliere
idee semplici in grado di generare grandiosi risultati e molto complessi. Ma ci sono delle cose assolutamente speciali. Tutta l'orchestra suona queste quattro note insieme, senza nient'altro, senza un accompagnamento, senza un accordo, nude. E questo Beethoven lo fa perché ci lascia al primo ascolto di capire in che tonalità siamo. Aspettiamo di sentire cosa segue. Anche questo non ci chiarisce il dilemma. Perché? Perché potrebbe essere soltanto poco dopo questo dilemma si scioglie. E soltanto lì capiamo che siamo in un tragico do minore. Questa idea continuerà a tornare fuori migliaia di volte, allungata, accorciata, tagliata, con una elisione all'inizio, con un'aggiunta dopo. Ma è un'idea sempre collegata anche allo stesso ritmo. Questo ritmo è speciale a sua volta, perché non comincia coi piedi per terra, cioè non è bom, 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 un, due, tre, un, no, ma è ba, 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 ba. C'è un levare, una pausa all'inizio, come se un attore entrasse in scena volando prima di un impatto con la superficie. Questa ulteriore instabilità è l'altro aspetto che poi nell'arco della sinfonia dovrà venire risolto. L'equivalenza di genio e sintesi. Sintesi non solo nella elementarità dei motivi scelti, come abbiamo visto, e nella loro pregnanza, ma anche nella visione totale. La capacità, diceva lui stesso, di vedere già nel seme lo sviluppo di un'intera foresta e come da un motivo iniziale una lunga, complessa, avventurosa sinfonia prenderà forma e arriverà alla conclusione del suo grande dramma. Tra un po' assisterete, sto parlando piano, perché il pesce rosso dorme, questo è Nemo, il pesce più piccolo del mondo nell'acquario più piccolo del mondo. Tra un po' assisterete alla poesia da studiolo, perché Luca Doninelli ogni settimana cambia stanza, ci sono poesie da cucina, poesie da ripostiglio, poesie da studiolo. Fatemi alzare la voce che poi mi si sveglia, vuol mangiare e non so dove metterglielo, capito? Ciao! Buongiorno, vi parlerò oggi di Sandro Penna, autore della più bella, a mio parere, della più bella poesia italiana del XX secolo. Sandro Penna visse tutta la sua esistenza all'ombra di un'unica passione. Parlò di un'unica cosa, i ragazzi. La sua omosessualità fu tanto discreta, solitaria e senza nessun proclama quanto esclusiva. Non rivendicò mai nulla, morì in povertà, dimenticato. A domanda rispose che parlava di ragazzi semplicemente perché tutto il resto lo annoiava. Una vita così strana, così diversa da quella che noi potremmo concepire, dominata da un'unica passione che diventò un incanto estetico e diventò maestra di poesia, anche di tecnica poetica, è qualcosa che la nostra mentalità, alla ricerca di rassicurazioni, alla ricerca di un percorso moralmente accettabile o quantomeno decoroso, fa fatica a comprendere. Eppure il miracolo della poesia è questo, che una vita così diversa, anche così disperata, così drammatica,
così solitaria, riesce, e anche parlando di cose che forse a noi potrebbero non interessare, riesce a dire qualcosa di universale, di straordinario, e di toccare il mio cuore in maniera inaspettata. Eccolo qui. Ecco il fanciullo acquatico e felice. Ecco il fanciullo gravido di luce, più limpido del verso che lo dice. Dolce stagione di silenzio e sole e questa festa di parole in me. Mi sembra che qualunque altro commento sia inutile. È proprio vero che le nostre parole raggiungono la loro festa, la loro felicità, quando sono non tanto le dominatrici dei nostri sentimenti, delle nostre passioni, ma ne emergono quasi stupefatte. Questa poesia parla di questo. Ecco il fanciullo gravido di luce, più limpido del verso che lo dice, ma in questa insufficienza, dolce stagione di silenzio e sole, e questa festa di parole in me, parole che non devono più definire nulla, ma che devono essere felici. Ringrazio tanto quest'uomo così diverso da me per avermi detto queste cose. Sandro Penna, grazie, ti voglio bene. Dai, ma come si fa? L'avevo appena comprato, l'ho pagato un sacco di soldi al mercato di gennaio. Doveva scendere in campo per il campionato manichini contro Peluche. Dai, il primo allenamento, tac, si è stirato una gamba. Per forza, tutta questa inattività, dai. Comunque, dai, non assillarti. Dai, ti faccio fare la fisioterapia, non ti preoccupare, mica ti abbandono così. Comunque. Gustiamoci la tragedia in due battute. Con quello che mi sei costato, sei veramente una testa di legno. La creazione del mondo. Personaggi. Un animale dimenticato. Che rabbia! Tutti sono stati creati e io no!